Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi unboxeremo il nuovo Samsung Galaxy A20e. Non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con l'unboxing. Molto attentamente. Ok, spieghiamolo. E mentre Marico è questo, io parto dicendo che è giusto qui, sì. Allora, abbiamo il processore Octa-Core, poi abbiamo 13 megapixel più 5 megapixel la fotocamera doppia che troviamo nel retro, e abbiamo 8 megapixel la fotocamera frontale. Poi inoltre troviamo 32 GB di memoria e 3 GB di RAM. In più abbiamo l'Infinity V Display, la doppia fotocamera e la ricarica veloce. Ok, partiamo con l'unboxing. Allora, prendiamo questo fogliettino che è inutile aprire, che tanto sappiamo che contiene i foglietti che nel camino. Ma il camino, buttiamo nel camino. Il camino, passiamo con te. Passiamo attenzione, necessario. Hai speso una rurina, una fortuna. Ecco qua, finalmente. Allora, Samsung Galaxy A20e, ma teniamocelo da parte, partiamo con gli accessori e poi unboxiamo il telefono. Okay, quindi allora, abbiamo il caricatore col fast charging che, come potete vedere, è inciso. Sì. Sta scritto Adaptive Fast Charge. E effettivamente dovrebbe caricare veloce. Però devi fare attenzione perché non è che si nota subito. Infatti. Ok. Poi troviamo il cavo per ricaricarlo di tipo C, USB tipo C, e troviamo gli auricolari, i classici auricolari della Samsung, quindi di ricambio. Questo qua anche lì nel cammino. E partiamo, cammino. E partiamo con lo spellicolaggio. Ok. Tutto in silenzio. Per fare un po' di ASMR. Bello. Anche questo nel cammino, ma nel cammino. Ci può buttare. Non come le maligne. Okay. Poi andiamo in una rapida panoramica. Così come fosse proprio la casa a mestiere. Oh yes. Allora qua possiamo trovare, questo anche penso sia inciso, ma comunque è ben fatto. Vabbè, qua troviamo tipo le informazioni che andrebbero anche nel cammino. Ma non ne possiamo staccare e bruciare. Sensore dell'impronta digitale, il flash e la doppia fotocamera. Da 13 e 5 megapixel. Okay. Qua ovviamente troviamo l'Infinity V Display, che sarebbe questo. E partiamo con l'accensione. Okay. Vabbè, ora ovviamente se non tieni premuto non si accende, ok. Samsung Galaxy A20e. Beh, vabbè, devo dire che l'unica cosa che vabbè, un po' come tutti i telefoni, la cosa che forse questo è in più dell'iPhone, tipo, no? Quando accendi l'iPhone, esce solo il logo della mela, non ti dice che modello è. Invece questo mi piace perché dice il modello. Dice il nome del modello. Vabbè, ma in generale tutti i telefoni Samsung ti dicono. E questa è la cartesa della Samsung. O almeno per quello che io so, però dovrebbe essere così. Vabbè, tu che hai usato più spesso Samsung lo sai bene. Ora ovviamente partirà l'avvio di Android e andrà configurato, però queste sono cose che faremo noi a parte. Quindi spegniamolo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate like, commentate e condividete. Fate sapere se anche voi avete questo telefono, se avete o che telefono avete. Grazie per la visione, al prossimo video.